Quinta giornata di gioco dell'ATP della Val Gardena con in programma 4 singolari e 2 doppi. Stiamo parlando dei quarti per il tabellone del singolare e delle semifinali per il tabellone dei doppi. Vediamo come sono andata, cominciando con i singolari. Il primo incontro vedeva di fronte Buckinger contro Basic. Ha vinto Buckinger 7-5 e 6-1, una partita che ha visto il gioco combattuto soltanto nel primo set. Nel secondo il Basic è ceduto nettamente e Buckinger è il primo che arriva in semifinale. Secondo incontro di singolare, quello fra Dustin Brown e Austin Krajicek, l'americano. Vince Dustin Brown 7-6, 6-3, un bellissimo incontro, lottatissimo il primo set che è finito al tie break, mentre il secondo set c'è stato un cedimento di Krajicek, anche perché Dustin Brown giocava veramente bene a rete. Sentiamo il vincitore. First part of the set, first set, the balance, and then from the tie break you fly. Well, it's a difficult match. I mean, both of us are serving very well, which is normally the key here. Like I said, I ran in matches before, both of us were serving well. One game I returned a little better, he didn't serve as well as he did before, I got the break. And yeah, then he actually the other way around. I hit actually a few good serves, but he returned well. And yeah, it would have been easier to try to win the first set when I was up a break. And then in the tie break, it's also a little bit of luck, you know. I start good, I double fault, which can happen. Then I got lucky with the lead court, you know, it's 3-1. Then I make another point 4-1, and it's also more comfortable to serve at 4-1. If I'd won all at 2-1, the ball comes back on my side, it's 2-all, he makes a point 3-2. And then to have to serve at 2-3 is obviously a lot different than being up 4-1. So I mean, that's a tiebreak, that was, you know, pretty much luck, like I said yesterday already. Especially up here, the tiebreak is luck. And yeah, I'm very happy that I played a very good second set. And yeah, a little bit of nerves in the one service game. But yeah, stayed calm, kept playing, and yeah, happy that I won. When you go to the net, you are every time spectacular. Well, that's my game, you know. I try to go to the net on all the surfaces, but you know, like I said, it's a little more difficult on clay or on the slower stuff, but here it's fast. It suits my game. I played really well last year here already. And yeah, I'm happy that everything's working, and we'll see, maybe I can even win one or two more matches. Okay, thanks. Terzo singolare in programma, quello fra Ernic, il finalista del 2011, e Karatsev, il castigatore di Bolelli. Una bellissima partita, tirata e intensissima, finita 7-6-7-6 per Ernic, che così conquista la semifinale. Ernic ha giocato benissimo i giochi importanti, mettendo sotto un Karatsev veramente aggressivo. Vediamo il filmato di Ernic. Another super match like yesterday. When the points are important, you play the better tennis. Your better tennis. Again. I'm not thinking about it. I'm just trying every point, and maybe it's just I'm lucky that this week I play these important points better. Today, maybe the problem was when you hit the ball, when you go to the net. Yeah, because today my opponent was very, very fast, and I had to do the approach really well. That's why maybe I did more mistakes than before. Okay, good luck for tomorrow. Thank you. Ultimo singolare in programma, il match clou della giornata, quello fra Andreas Seppi e Nils Langer. Il tedesco Nils Langer, che poveretto non è riuscito mai a entrare in partita contro un Seppi determinatissimo, che ha chiuso 6-1 e 6-3 l'incontro, giocando benissimo sia dal fondo sia a rete e servendo molto bene. Sentiamo Seppi a fine match. Andreas, tutto un altro match oggi, sei entrato in palla subito, determinato e potente. Sì, penso come match sicuramente era buono, mi sentivo molto meglio, anche i colpi da fondo. Non penso di aver servito così bene oggi, mi sento un po' più contratto degli altri giorni, devo dire, però se no come sensazione in campo era la migliore, quello senza dubbio. Avevi già detto ieri che saresti migliorato nel corso dei giorni e perciò puoi andare sempre meglio, diciamo, per sì, penso. Finale. Penso sì, sicuramente era meglio delle prime partite oggi e cercherò di migliorare un po' il servizio ancora per domani, che sicuramente deve essere soprattutto qua un'arma importante, e quindi se no per il resto sono contento. Adesso trovi Ernic, sei già giocato 4 volte, mi sembra siete pari a bilancio. Sì, un avversario che
le conosco comunque abbastanza bene perché è stato diversi anni nei primi 100 e abbiamo giocato, come detto tu, un po' di volte e sì, è sempre molto ostico su una superficie del genere perché gioca molto, molto piatto e incontra molto bene la palla e è anche molto solido, quindi è un match dove sicuramente dovrò stare molto attento dall'inizio alla fine e insomma, spero di poter dare un'altra prestazione importante. Oggi ti abbiamo visto venire volentieri a rete, hai giocato delle bellissime palle. Sì, soprattutto all'inizio penso che ho seguito molto bene la palla e soprattutto dopo il servizio e insomma, ho spinto bene il dritto, il rovescio, poi sono chiuso 3-4 volte bene a rete e soprattutto su un campo così è importante da fare e sì, oggi lo faccio, penso abbastanza bene. Penso bene, grazie. Per il tabellone dei doppi erano in programma oggi le semifinali. Nella prima i bulgari Betov e Buri hanno battuto gli ucraini Bubka e Stakovsky 6-4, 3-6, 10-7. Un match molto equilibrato che poteva finire anche diversamente. Sentiamo i vincitori. A balance match, but it was good going. Yeah, it was tough. Tell me something about your impressions. I can say a few words, like if you play like these matches, you have to feel confidence after this. So it's good that we play not so good match for us, but we won this match. And so we really thank you for everybody who helped us in this victory. I see a good feeling and a super tiebreak. Not so good feeling, because before we lost 6 in a row, like these tiebreaks. And like this is tiebreak, it's not so not so easy. Mm. Like every point is like hard. Yeah, the problems in doubles, if you play super tiebreak, is always victory. It's lottery. Like, lottery, yeah. Who won, everybody can win this tiebreak. So it can be happens for everybody. Now you are in final. Who you prefer? Doesn't matter. We'll see. Yeah. We'll just play our game. Okay, thank you. La seconda semifinale dei doppi è stata disputata fra Brown e Kaas contro Krajicek e Klaski. Hanno vinto Klaski-Krajicek 6-2 e 6-4, un bellissimo match giocato molto veloce, molto potente dall'americano insieme all'irlandese che si sono anche divertiti. Sentiamo i vincitori a fine match. This is the best match you have played here. Yes. Yeah, I thought we played really well today. Dustin's obviously serving big and we came out pretty fast. Like Austin had a tough singles match earlier. But thought we played really well, especially the big points, which was key today. And we really took our chances when we had them, and that was the difference. And Sunday, the final against Buri. Yep. Yeah, I mean, it'll be another tough match. It's pretty tough conditions. Those guys have big serves, you know, but I think it favors us as well. So we're just going to try to take care of our side of the court and see what happens. So I think if we can play in something like this, then we'll have a good shot. So, per quanto riguarda gli incontri di oggi da Ortisei è tutto, a domani con le semifinali del singolo.